Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei condividere con voi 5 idee per organizzare l'armadio e risparmiare spazio. Se vi piace questa tipologia di video, iscrivetevi al canale e cominciamo subito. Il primo passo è ovviamente quello di fare una selezione di tutto ciò che si ha. Quindi vi consiglio, e facciamolo insieme, di portare fuori dall'armadio tutto quello che avete e poi iniziare a smistare capo per capo fino a formare tre pile. La prima sarà delle cose che vogliamo tenere, che quindi rimetteremo dentro l'armadio. La seconda sarà la pila della roba da donare, mentre la terza sarà quella delle cose che vanno proprio buttate. Per i capi su cui siete realmente indecisi se tenere o meno, il mio consiglio è quello di prendere una scatola, metterli tutti lì dentro e poi scrivere sopra il mese e l'anno in cui vi trovate. E il mese dell'anno successivo avrete la certezza che tutto il contenuto della scatola non vi serva più e possiate donarlo. Questo perché ovviamente dopo un anno, che sono 12 mesi e 4 stagioni, se anche ci fosse stato qualcosa che avreste voluto riprendere, tenere e rindossare, sicuramente l'avreste già fatto. Quindi tutto quello che è rimasto potete lasciarlo andare via. Numero 2. Se come me avete un armadio piccolo o ci sono delle zone che si trovano troppo in alto e detestate faticare per prendere i capi che si trovano lì su, il mio consiglio è quello di dedicare quelle zone solo ed esclusivamente alla roba che non utilizzate in quel momento, magari per via della stagione, e invece andare a comprare un appendiabiti mobile. Sono fantastici, comodissimi, regolabili, occupano poco spazio e ci sono di diverse forme e dimensioni. Il mio, ad esempio, è a due aste, per questioni di spazio ne utilizzo solo una, ma ho fatto l'acquisto consapevolmente perché spero un giorno di abitare in una casa più grande e di poterlo utilizzare pienamente. Come potete notare, per il momento ci tengo i giubbotti perché sono la cosa che mi serve più a portata di mano, perciò mi basta allungare un braccio, prendere quello che mi serve e sono già fuori casa. Numero 3. Le grucce. Le grucce sono fondamentali, se scegliete quelle giuste riuscirete a risparmiare anche i 3/5 di spazio nel vostro armadio, infatti ne esistono di tantissimi tipi, alcuni dei quali vi permettono di appendere contemporaneamente addirittura 6 capi, come nel caso dei vestiti lunghi, delle gonne, dei pantaloni, che tra l'altro in questo modo non si stropicceranno affatto, o persino 11 capi, come nel caso delle mie canotte, che io adoro tenere su un'unica gruccia perché comunque le utilizzo molto spesso e tutto l'anno. Nello specifico vi consiglio quelle fatte di un materiale tipo velluto perché in questo modo anche i capi più scivolosi rimarranno bene aggrappati. Quelle che vedete nelle clip sono di saponi e profumi. Numero 4. Devo dire la verità, inizialmente ero un po' contro il sistema di mettere tutto l'abbigliamento in verticale nei cassetti. Questo perché mi sembrava un po' il modo naturale di sistemarli e invece una volta che ho provato, devo dire la verità, tutti i miei cassetti adesso sono organizzati in questa maniera. Davvero, risparmiate un sacco di spazio, avete tutto sotto gli occhi e non rischiate nemmeno di mettere in disordine nel tentativo di prendere i capi che si trovano sul fondo. E per concludere, rimaniamo sempre in tema cassetti e non posso non consigliarvi i contenitori acrilici di Maurice che costano solo 99 centesimi. Anche questi li trovate di varie forme, di varie dimensioni, quindi sono sicura che riuscirete a trovare la combinazione che fa al caso vostro. Io ad esempio li utilizzo per le calze e mi piacciono tantissimo, sono fatti veramente bene, molto resistenti ed economici. Bene, questi erano tutti e 5 i miei consigli per oggi, spero che vi piaccia questa tipologia di video, fatemelo sapere perché ne ho tantissimi in mente e in previsione, quindi a prescindere qualcuno lo vedrete ancora. Spero che vi sia stato anche utile e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!